Buongiorno a tutti, Buongiorno, eccoci alla prima siamo in live diretta. del venerdì, quella che sostituisce le offerte del venerdì. Venerdì. E come abbiamo detto tante volte, oggi cominciamo con la dimostrazione di come si ricopre una pallina in polistirolo con il Con il foam. foamy. Quindi sono quelle cose che ci avete chiesto, tra le cose che ci avete chiesto tanto, perché è la difficoltà maggiore nella lavorazione del foamy. Esatto, Per cui tanti di esatto. voi che si vorrebbero approcciare non possono, non ci rinunciano perché è Ciao abbastanza Michela. difficile. Ciao, ciao Michela. Io vedo un fermo immagine. No, no. Fantastico. E per cui sì, un attimo solo perché per cui ecco, faremo vedere questa cosa, qualche trucchetto, seguite bene, prendete appunti e se avete domande da fare, Fatele. fatele tranquillamente. Io vi ricordo anche il nostro WhatsApp, come al solito, 370 10 25 425. Ok. Finita la diretta, potete anche Scriverci. scriverci o chiamarci a questo numero. Io vi lascio un attimo e ci vediamo più tardi. Buona lezione. Ciao. Allora, ciao Dimmi. a tutti. Scusa, Allora, l'ordinastro con oggi quello vediamo celeste. appunto, Mi come devo abbiamo fare un detto, il tuo celeste? Sì. come ricoprire una pallina di polistirolo, che è la difficoltà maggiore quando si realizzano le bambole in foamy, ok? Quindi come ricoprire una pallina di polistirolo con il foamy. Allora, vediamo subito di cosa abbiamo Celeste, bisogno. La giù, pallina, così o naturalmente, così? che sia Ma fin dal di polso. qualità, nel senso che la grana del polistirolo deve essere Non molto sono. densa, Scusa. ok? Non si devono vedere i pallettoni. Quello indica appunto la qualità del polistirolo. In genere per le Ah, bamboline in foamy yes, si tutte lo utilizzano le dicono. palline dimensione 7, ok? Quindi questo è un diametro 7. Poi abbiamo bisogno naturalmente del nostro foamy. Ora vi 0,40. spiego come avviene, Nell'anello diciamo, la scelta dei economico. colori. Poi fondamentale per scaldare il foamy ci sono varie tecniche. Io oggi vi farò vedere come si Cucù, scalda scusate. con l'embosser, quindi il soffiatore di aria calda. Mi raccomando, questo non è un phon, anche se può sembrare. Non vi ci asciugate i capelli perché vi fate lo scalpo. Sì, infatti. Ok, però possiamo ottenere su per giù lo stesso risultato anche o con un ferro da stiro, oppure avete presente le piastre tipo quelle per fare le crepe, ok? E io oggi uso questo perché a parte lo preferisco preferisco il risultato che dà il soffiatore d'aria calda. E poi anche per praticità per questa diretta, ok? E poi del biadesivo che diciamo ci serve un po' all'inizio, io in genere non lo uso, però siccome immagino di stare a parlare con persone che magari o è la prima volta che devono farlo oppure hanno riscontrato delle difficoltà, l'utilizzo del biadesivo è un trucchetto per fare un pochino meno fatica e andando avanti vedrete che non vi servirà più, non ce ne sarà più bisogno. Naturalmente le forbici e colla a caldo, ok? Allora, Delle ottime delle forbici, ottime forbici, queste sono le ottime quelle di forbici, non Dimonzo, perché sono. se no non ci riuscite lo No, non c'è stesso. riuscita, assolutamente. Allora, io mi sono trovata anche un supporto per tenere ferma la Allora, 3 pallina, e 3 ok? pure di bronzo, Perché utilizzandola, 10, almeno diciamo, quello. senza supporto potrebbe crearci della difficoltà e anche perché, ora vedrete per quale motivo, abbiamo bisogno che sia un pochino più alta rispetto al piano di lavoro. E ora vediamo perché.
Allora, la scelta dei colori. Io do per scontato che rivestire una pallina di polistirolo ci serva per creare appunto dei visi, i volti delle nostre bamboline. Quindi la scelta è sicuramente un colore incarnato, c'è anche chi usa proprio il rosa, questo è il colore incarnato della Staphyl. E l'altro pezzo sarà il colore dei capelli, quello che darà il colore ai capelli. Io ho stabilito che questa bambolina è castana abbastanza chiaro, e quindi ho utilizzato questo colore qui. Tenete conto che nella lavorazione a tiraggio il Fommi. Ciao Blanca, ciao Ciao Blanca, Alessandra, ciao ciao. Alessandra. Cioè, Alessandra ci vede da Tenerife e Blanca dalla La Sardegna. Sardegna, eh? E qui Bello. sta per piovere, ve lo Che dico. meraviglia. Allora, Ok, basta un quindi pizzico. ho stabilito che la mia bambolina sarà castana. Se è bionda, sceglieremo un giallo, se è mora, un nero, eccetera, eccetera. Allora, prima di cominciare proprio a vedere Questa come cosa fa funziona, io cominciare. faccio una piccola premessa. Questa cosa fa E questa proprio appunto è la cominciare. difficoltà più Mi ci sto grande nella sembrando anche io, creazione stavo qui delle... fatto adesso. Devo Sì, fa fare. caldo, no, no, ma fa caldo anche qui. È quello il problema, fa caldo, ma si sta preparando per piovere. E vabbè. Dove scusa? La difficoltà più La grande scusa. nella creazione Ciao Kitty. delle Oh, bambole. ciao Lina. Abbiamo detto che sono sicuramente visi, questo è poco ma sicuro. Fatta la testa, in linea di massima, il resto scorre via senza problemi. Grazie mille, Io grazie, sono ciao. dell'idea, ciao, grazie, io sono dell'idea che un video così è un aiuto, ma per chi proprio inizia da zero. Preparatevi al fatto che magari le prime volte non vi viene, e questo è assolutamente Ciao. normale. Ciao. E questo è assolutamente normale. E all'inizio mettete in bilancio di buttare un pochino di materiale e dovete fare prove su prove su prove su prove. Utilizzando qualche trucchetto, probabilmente ci si riesce prima. Ok? Allora, cominciamo subito. Io mi sono posizionata la mia pallina sulla base, ma adesso la tolgo perché la prima cosa che devo fare è questa. Allora, quando acquistate, noi trattiamo il polistirolo della Staphyl, che è un polistirolo di alta qualità e che nasce soprattutto per la lavorazione patchwork. Questo ci aiuta molto perché? Perché sulle palline ci sono già, ora probabilmente in telecamera non si vedono, però se le avete viste qualche volta dal vivo, anche per le sfere di Natale, eccetera, lo sapete. Sulle palline di alta qualità ci sono già dei segni perché servono per il patchwork e per questo lavoro ci aiutano molto, soprattutto ci aiuta la linea centrale, ovvero la circonferenza, il centro esatto, vedete? Ok, partiamo, no, immagino che non si veda, però vi assicuro che qua c'è una linea. Quindi la prima cosa che faremo, noi andremo ad applicare il nostro biadesivo. Ripeto, questo è un trucchetto per i principianti, poi vedrete che piano piano l'abbandonerete perché non serve effettivamente, è solo per aiutare un po' l'ancoraggio. Andiamo a mettere il biadesivo, io utilizzo questo qui da scrap resistente forte perché appunto la qualità in queste lavorazioni la qualità dei materiali è fondamentale. Io so perfettamente che esistono anche biadesivi molto più economici, come esistono palline molto più economiche, come esiste Fommi molto più economico, ma dipende che cosa dovete farci. La lavorazione di una bambola è un qualche cosa che presuppone l'utilizzo di materiali di altissima qualità per la riuscita.
altrimenti il foamy vi si inizia a spezzare e la pallina si inizia a squagliare. Il biadesivo vi stacca e non funziona e avrete difficoltà sulle difficoltà. Quindi io prendo il mio biadesivo e me lo vado ad applicare esattamente sulla linea centrale, ok? Quindi sulla circonferenza. Lo applico. E ok. E mi sa che il biadesivo in linea massima non ci serve più. Ok, vedete? L'ho applicato esattamente al centro seguendo la famosa linea centrale. Me lo vado subito a spellicolare, tanto il biadesivo se non entra in contatto con nulla rimane attivo, non è che si asciuga. Quindi eccolo qua. L'ho spellicolato e me lo posiziono sulla mia base, su quello che avrete scelto per farvi da base, da supporto. A questo punto abbiamo detto che questo sarà il nostro incarnato e questi saranno i capelli. Noi dobbiamo ricoprire la sfera per metà con il colore dell'incarnato e per l'altra metà con il colore dei capelli, andando poi, ora vedremo come, a rifinire la giuntura, l'aggiunzione Giunt sulla pelle capelli. aggiuntura, aggiuntura va bene. Ok, va bene l'aggiunzione. Il mio consiglio è uno, soprattutto se utilizzate, come nel mio caso, perché ora al volo non ho trovato altro, un qualche cosa che ha l'imbocco più piccolo della pallina, ok? Perché? Perché ora vedrete che noi andremo a tirare, quindi a fare pressione sul barattolo in questo caso, ok? Questo cosa comporta al 99% che la pallina da quella parte vi si segnerà per forza. Lo vedete? Vediamo se si vede che un minimo di segni ci Sì, stanno, adesso sì. ok? Sì. Questi segni è bene che io me li porti nel retro della testa perché poi verranno coperti dai capelli. Quindi tutto questo per dire cosa? Che vi conviene sempre iniziare dall'incarnato. Sopra lavorate l'incarnato. Quindi a questo punto io devo andarmi a scaldare questo qua o comunque il colore, il rosa che avrò scelto per fare appunto il mio incarnato. Allora, il riscaldamento con l'embosser, Poggialo sulla ah sì, no vabbè, l'ho detto perché già ho provato base. prima e non Ah, succede, nulla, se non però succede nulla, ok, se no facciamolo perché sulla magari base se non lo quella tavola da stick. specifichiamo, magari qualcuno va a rovinare i tavoli di casa e No. non è il caso. Allora, devo solo capire se qui poi si vede perché poi non lo potrò Sì, spostare. si Ok. vede. Allora, quindi io la pallina me la sono posizionata esattamente al centro, cioè il biadesivo ce l'ho a questa altezza, ok? E questo è il mio viso. Il riscaldamento con l'embosser del foamy è leggermente più lento rispetto al ferro da stiro, però ci dà la garanzia di non bruciarlo, prima di tutto, e non è poco, soprattutto all'inizio. Perché non ci sappiamo regolare bene con la temperatura, con quanto deve stare. Si può fare anche con il Si può ferro, fare. sì, l'ho detto appunto all'inizio, si può Sì, in genere fare si fa col sulla, ferro, sì. sì, diciamo che in genere si fa con il ferro, poi quando uno inizia a fare la copertura delle torte scenografiche capisce che è bene farlo sempre con l'embosser. Poi magari ci facciamo un'altra diretta sulla copertura delle torte. Ci dà la garanzia di non bruciarlo, cosa che sulla piastra del ferro molto spesso succede. Se avessi utilizzato il ferro, io avrei qui la mia piastra calda,
appoggio sopra il fommi. Quando vedo che vedete che si sta alzando piano piano anche il mio, lo rigiro dall'altra parte. Quando si riposiziona, il fommi è pronto, ok? Allora adesso vado un pochino veloce perché si raffredda anche molto facilmente. Quindi adesso il mio fommi è pronto. Io non faccio altro che spegnere l'embosser, prenderlo, puntare il centro e andare giù in questo modo. Qui il mio biadesivo già ha lavorato, infatti io lo lascio e il fommi non si sposta. Però nello stesso tempo devo andare a lavorarmi anche gli altri lati. Quindi tiro, vedete che io tiro verso il basso. Questo è fondamentale perché è normalissimo, soprattutto all'inizio, che venga spontaneo seguire la forma di quello che state facendo, quindi che viene spontaneo fare di questo, niente di più sbagliato. Bisogna andare perpendicolare, tirare verso il basso, piano piano accosto là dove mi si sono formate delle, diciamo, piegoline, lo vado a ritirare e premo là dove ho il biadesivo in maniera che lui attacca. Considerate che è già freddo, però avendolo scaldato, ciao Anto, ciao Antonella, ben arrivata, avendolo scaldato bene io ancora un pochino lo lavoro. Vedete che qua è rimasta una grinzetta, faccio altro che tirare verso il basso. Io ora lo sto facendo alla cieca, per farvelo vedere, ma in linea di massima dovrebbe essere andato. Aspetto bene che si freddi il tutto, me la tengo ancora in posizione, ok? Tanto lo sentite sulle mani, quando è pronto, è già freddo. Però più state così e più lui prende la forma, certo. Ok? A questo punto la forma l'ha presa, io vado ancora a massaggiarlo, lo massaggio lì dove so che c'è il mio biadesivo, in maniera che si schiacci ancora di più. Io adesso sto rallentando molto, ovviamente, perché devo spiegarvelo, ma sarebbe già pronto. Sarebbe già tutto pronto, ok? E in linea di massima, vedete che io lo posso anche riaprire, certo, se lo forzo si leva, certo. È naturale, ma se io lo riapro così, essendoci il biadesivo, lui non si sposta più. Cosa fondamentale che io non ho fatto e dimentico regolarmente, lo faccio adesso, levatevi gli anelli, perché il fommi si segna in un attimo. E quindi, anche se avete le unghie troppo lunghe, quindi se avete fatto la manicure, la ricostruzione da poco, no fommi. No. Lavorate, cercate di lavorare, io questo problema non ce l'ho perché ho sempre le unghie da muratore, però cercate in quel caso di lavorare sempre di polpastrello, ok? E levatevi cose che possono segnarlo. Ok, a questo punto io me la riapro e vado semplicemente a togliere l'eccesso di fommi. Non vi ho specificato quanto grandi ho fatto i pezzi, ora ve lo dico, io ormai li faccio a occhio, però per la una sfera che hai usato è 7, no? Sì, sì. Quindi per una 7 pallina 7, ora vi dico in linea di massima che fommi, quanto fommi che sarà serve. Stato 20-20, ora lo misuro sul marrone, ecco. Vedete che già Oddio, è praticamente piove. No, se piove io c'ho i panni, c'hai i panni stesi, no, voglio... scusate Deborah, devo andare a levare i panni, no, ancora no, speriamo che non succeda, perché se no, allora vedete che già in linea di massima è già rifinita. Io però vedo che qua ho ancora un eccesso,
Ricordatevi che per questo lavoro, come per la copertura delle torte, come per tutti i lavori con il FOMI, gli eccessi levateveli subito, lavorate il più pulite possibile, perché solo in questo modo riuscite a non avere pieghe, riuscite a proprio lo lavorate meglio. Quindi questo, questo che è il perimetro, cioè questa sì, circonferenza, più ve la pareggiate e meglio è. Tanto sappiamo che sotto abbiamo la base del biadesivo, quindi non possono succedere disastri. E poi andremo a vedere che là dove servirà, poi andiamo a rifinire con la colla a caldo, a fissare ulteriormente con la colla a caldo, non c'è problema. Ma il biadesivo ci sta dando già la guida, ok? Allora, a questo punto, prima vi ho detto una stupidaggine, il biadesivo ci riserve, perché ora l'ho coperto, ok? Adesso me lo vado a rimettere, ovviamente seguendo, andando a battuta sul FOMI, che già ho applicato, senza sormontarlo, ma proprio andando a battuta, filo, ok, a filo. Sì, sì. Ora ve l'avvicino e vi faccio vedere come. State seguendo? Vediamo un po', mentre posizioni il biadesivo. Ci sono già domande che volete fare, è chiaro? Avete qualche dubbio di perplessità riguardo questa prima parte della lavorazione? Sì. Sì. Sì, sì, vuol che vuol dire? C'hai dubbi o che è chiaro? Okay, chiaro. No, no, io... Fateveli venire. Antonella, dubbi. Oppure Antonella, sì, sì, vuol dire che hai dubbi? Fateli, è bene che vi vengano adesso i dubbi, perché siamo qua e possiamo rispondere direttamente. Ok? Allora, a questo punto, naturalmente, succederà quello che vi ho detto prima, che ora un minimo vi si segnerà il FOMI. Ma tra chiaro poco, cristallino, beh, meno male, grazie. Tra poco vi farò vedere anche, per ora no. Per ora no, poi vedrò la prima parte. Ah, vabbè, ok, ma guarda, è questa. Quasi tutto, eh? All'inizio era proprio un'introduzione. Sì, la prima parte è questa. E un'introduzione così di chiacchierata. E vi si segnerà un minimo adesso, ma tra poco, subito dopo, vi faccio vedere anche come levare i segni eventualmente che si creeranno. Allora, vado. Sì, sì, Anto, non hai perso molto. No, 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 a livello no. Pratico l'hai visto praticamente tutto, perché ho fatto solo questo. ho prima chiacchierato un po'. Però rivedila, perché no, ho giusto, dato delle certo. indicazioni sì. sui materiali da utilizzare, sulla differenza delle varie tecniche. Avevamo misurato, sì, l'hai più misurato? C'è. No, non l'ho più misurato. Quindi per una sfera 7 in linea ci di vogliono... massima usate un 16, questo, ripeto, io lo taglio a occhio, 16x16. Okay. Io ho detto 20, ho ceduto, insomma. Sì, non usate mai pezzi troppo grossi. Mai, neanche troppo piccoli che non riescono a coprire, ma non eccedete, perché più ne avete di materiale da maneggiare e prima di tutto avete più spreco, sì. Perché poi avete visto, io non l'ho fatto vedere, ma l'avanzo va buttato, perché questo è un FOMI ormai già riscaldato, non ci fate praticamente più niente, è rovinatissimo, quindi non sprecate materiale e lavorate più comodi. Ok, perché all'inizio è normale, si usa con un foglio intero si copre la pallina, però è uno spreco e vi assicuro che quindi casomai appuntatevelo per sì, una 16, sfera 16. 7 2 quadrati 16 16. Ok, io stavo per scaldare il FOMI senza aver spellicolato il biadesivo, sì, la vedo perché dura, ripeto eh? non sono più abituata a usarlo, lo usavo proprio all'inizio. Mi vado, essendo
una sfera, appunto, potrebbe creare qualche pieghetta al biadesivo, me la vado a schiacciare, ma non è un grosso problema. Allora, ma non, no, non si può essere per usare fiori, per fare i fiori e quell'avanzo. L'avanzo? Sì. Guarda. In un certo senso fiori piccoli forse. Però devi considerare che è un fondo con che i ritagli. Rovina, sì, eh. Infatti Alessandra, allora diciamo che se si rovina, però se riesci un pochino a recuperarlo potrebbe essere i fiori, perché il fommi una volta che si scalda perde spessore, quindi si assottiglia. Quindi per i petali dei fiori eventualmente è pure una cosa buona. Sì, se con un po' di pazienza te li recuperi. Io poi sono assolutamente per il recupero di tutto quanto, per cui sì, io ora lo butto. Più che altro perché all'inizio li tenevo tutti, facevo come te. Poi facendone tante mi sono ritrovata con una montagna e sti ritagli, ho buttato tutto. Perché... Allora, quindi ho spellicolato il secondo biadesivo che ho messo e vado a fare esattamente la stessa operazione. Ricordate una cosa, il riscaldamento del fommi dipende moltissimo anche dal colore, perché il bagno del colore, già un po' in tutti i materiali, ma in questo caso è ancora più evidente, ne varia la consistenza, ok? Quindi per i colori chiari in linea di massima si scalda un po' meno. Vedete che l'altro colore che abbiamo fatto prima, che era molto più chiaro, già a questo punto mi alzava i bordi, già si stava iniziando a arricciare. Questo ancora devo lavorarlo. Se si riscalda un'altra volta, sì, penso di sì. Senza ritirarlo però. No, senza ritirarlo. Lo scaldi e cerchi di lo stiri in questo modo, ok? Non devi andare a ritirarlo perché poi si rompe. Ah, ecco una cosa che non ho detto assolutamente all'inizio ed è fondamentale. Il fommi esiste di vari spessori, 2 mm, c'è anche il 3, ok? E 2 mm, 1 mm, 0,7, 0,6, se non sbaglio fino a 0,4. Per questo tipo di lavorazione, così come per la copertura delle torte scenografiche, solo ed esclusivamente fommi, soprattutto all'inizio, perché si fa anche col millimetro, però bisogna avere una manualità diversa. Fommi da 2 mm, gli altri non ce la fate, vi si strappano, perché bisogna tirare talmente tanto che non regge, il millimetro non regge. Allora, vedete che si può usare, non ricordo come si chiama il... Allora, si può usare il B... La... Cos'è la biosfera? Che volevi scrivere, forse che, Antonella? Che avevo preso... Biadesivo. Sì. La biosfera sembra una cosa di astronomia. Sì, no, biosfera è il nome del negozio di Via della Magliana Nuovo e c'ha tutti i prodotti naturali. Ah, è vero, sì, quello poi lo vedo. Non so cosa volevi dire, Antori. Bloster. Cos'è il bloster? Credo che tu abbia un problema ai T9. Sì. E vada. Scusa, Tiziana. Alessandra. Stefania, ma è uguale perché mi chiamano tutti Tiziana. Sì, ma il ferro deve essere senza certo, temperatura massima, quindi in genere quella del cotone e senza vapore, chiaramente. Senza vapore, e io consiglio anche, intanto qui ho fatto, consiglio anche di proteggere comunque la piastra con la carta forno. Okay. Antonella dice ora vado a vedere perché, cosa? Non so, forse perché non gli ho sta parola che, a cosa si riferisce. Beh, ma l'ha scritta lei, lo saprà. Non ho capito. Vabbè, vediamo. Anto, spiegaci che cosa. Io sto facendo lo stesso, okay, Alessandra, identico, okay, lavoro. Sì. Allora, Alessandra,
Sì, ti stavo dicendo, proteggi la piastra del ferro. Primo, per salvare il ferro se non è un ferro dedicato. Secondo, perché se non sai a quanta distanza tenere il foamy al momento in cui va in contatto per più di 2 secondi con la piastra, si scioglie e si buca. Quindi proteggila, ok? Si buca il foamy naturalmente, non la piastra. Io, vedete, sto facendo nel frattempo lo stesso identico lavoro che ho fatto prima, massaggiando proprio là dove ho il mio biadesivo. Io lo sto spingendo verso il primo colore. Ok? Allora, vado, continuo, se vedo pieghette cerco di tirare ulteriormente e devo dire che non si è neanche rigato dall'altra parte. Quindi ora per far levare le righe non so come farvelo vedere perché sono lavorato in maniera perfetta Fretta. e Ecco. quindi non si sono create. Allora, vado, massaggio, massaggio. Vedete, c'è un capellino, vedi, Cappellino. fatto direttamente, se vi serve una bambolina Ciao tipo Roberto. fraticello con il cappello avete già finito, ecco. Se fosse nero sarebbe i capelli dei tipo alla Don Camillo quasi. Allora, quindi questo che stai usando, quanti? 2 2 millimetri, millimetri anzi. assolutamente 2 millimetri. Ok? Solo foamy 2 mm, soprattutto all'inizio. Ok, a questo punto io ripeto nuovamente, ve lo ripeterò per tutto il tempo, a parte che abbiamo praticamente finito. Per tutto il tempo. Questo tipo di lavorazione lo dovete sentire sotto le mani. Io posso stare qui ve lo spiego fino allo sfinimento e non ho problemi a farlo, ma se voi non sentite quello che sto sentendo io adesso, sarà difficile. Dovete prendere questa sensibilità io adesso e questa l'acquisite solo facendolo. Sì, è Solo ed per esclusivamente forza, facendolo, certo. non c'è nessuno che ve lo può spiegare. Io già lo sento, io sto continuando, ma io già lo sento che è pronto, che il biadesivo ha preso e posso tranquillamente andarmi a lavorare e a togliere gli eccessi. Però sto rallentando un po' per darvi la possibilità di capire bene quali sono i movimenti da fare. Ok? Allora. A questo punto però è veramente pronto. Stessa identica cosa di prima. Quindi vado a togliermi. Io penso sempre che devo No. inquadrare lì e invece devo inquadrare qua. Allora, vado sempre a togliere il mio eccesso. Quindi faccio un taglio fino alla battuta e poi vado sul perimetro. Nel frattempo, se avete altre domande, fatele. C'è qualcuno di voi che, per così è una curiosità, che sta lavorando insieme a Insieme a me, Stefania? magari non ce l'ho Forse no, vabbè no, materiale. perché l'avevamo detto forse prima. L'abbiamo detto prima, se qualcuno voleva. Allora, ecco qua, il grosso l'ho tolto. Alessandro, lo tengo da Poi fai i parte? fiori. No, io lo butto. Vado ulteriormente attaccare, mi vado ad accertare che il marrone non abbia sormontato il Esatto. rosa. Allora, non Fotografia. riesco a mandarvi la foto, no? Allora, Ah, con gli ok. strass, cosa usavano con te con gli strass? Che avevamo usato con gli strass con Deborah, ve la Oh mando mio dopo. Allora, infatti, durante le dirette le foto non si possono mandare, la puoi mandare
O su WhatsApp o come Ma commento sicuramente. a diretta chiusa. Ma sicuramente l'embosser, Con gli sicuramente. strass. Ora non lo so, ma se l'ha acquistato qua, l'ha usato con te, è un embosser. Perché non abbiamo nient'altro che di simile. È sicuramente un embosser. Strass io Passamelo un po' prendo. uno di quelli moderni, perché il nostro è vecchio. Guarda Antonella se è una cosa, se è una cosa tipo Ma io ho questa. fatto degli strass, non me li ricordo, Non lo so. sì. È una cosa tipo questa, ce l'abbia avuto anche rosa, bianco, un soffiatore così. Se questo è Esatto, esattamente. sì. No, esatto, l'ha scritto prima. L'aveva già scritto. Ma embosser è quello lungo, sì, Sì, esatto. È questo. Questo è un modello Antonella. anteguerra che teniamo qui. Se vi dico quel Questo. modello, Quanti ce l'ho anni ha? solo io, penso ormai, ma è stato una ventina di anni fa l'embosser di Di stamperia. stamperia, sì, infatti è marcato stamperia. Ma Quando stamperia ha iniziato a trattare i prodotti per lo scrap. allora, ragazzi, Me lo chiedevano, me lo volevano battere all'asta perché, tenerlo nel come nel museo museo di stamperia. stamperia, perché credo di essere l'unica in Italia ad averci ancora questo. Che ancora funziona, Sì, soprattutto. oltretutto. Allora, ragazze, ora vi faccio vedere il mio risultato, perché così potete vedere anche che è normalissimo che nella giuntura, giunzione, Giuntura. giuntura, ci siano dei minuscoli difetti, ma è assolutamente calcolato, perché ora li andiamo a coprire. Come è naturale che queste non siano delle linee perfette, Certo. dritte, le ho fatte a mano, quindi è normale, ok? Quindi non vi spaventate, questo è un risultato, non perché l'ho fatto io, però questo è un risultato ottimo, ok? Sì. Se riuscite a ottenere questo. Allora, adesso, se io non ne ho bisogno qui, ma se sentite che i bordi tendono a rialzarsi, se vi rendete conto e magari avete usato un biadesivo non buonissimo per cui tende a staccare, eccetera, andate a questo punto. Ora non ve lo posso far vedere perché, ripeto, qua non si stacca. Ad allontanarvi i bordi e a inserire un po' di colla a caldo. Riaccostate. E a quel punto rimane fisso, ok? Però andiamo comunque a eliminare questi difetti, chiamiamoli così, che difetti non sono. Anche perché, allora, noi abbiamo detto che questa deve essere una testa, giusto? Per semplicità l'abbiamo divisa a metà, ma una testa. L'incarnato non è esattamente la metà del cranio, perché se no io dovrei avere i capelli che mi Certo. partono da qua, ok? Quindi questa parte rosa andrà un pochino ridotta e io vado a leggermente ridurla, eliminandomi anche i difetti. In che modo? Riprendo il foamy del colore dei capelli, ok? Qua ce n'ho un pezzo. Perfetto. Ora vi dico subito questa misura. Per una pallina da, sempre abbiamo Sette. detto 7, rivestita, per cui ora non è più 7. Prendete, fate una striscia di fommi, 25 per 1,5 a occhio, una striscetta. E qui ora vi faccio vedere un altro, perché questi tutorial devono anche servire un pochino a scoprire gli strumenti che abbiamo a E disposizione. infatti si chiamano i segreti della creatività. Vi faccio vedere che mi taglio la mia striscia. Questo non ci ho pensato adesso, quindi non me l'ero preparato. La mia striscia di fommi con la rotella.
che non ho più. Attenzione, dove sta la rotella? Faccio una strage, eh? La mia rotella della Wessen. Aspettate, che si sta consumando un dramma. Ora faccio una strage. La mia rotella, la rotella della Wessen è sparita. Non lo so. Non è che ce l'hai là sotto, no? E voi intanto, se avete domande, fatele. Prima che, ripeto, faccio una strage. Fate domande e io cerco. Perché, appunto, eccola, è andata a finire dove non doveva stare. Ok, la rotella della Wessen. Vi ricordate? È anche riarrivata, eccetera. Con la lama, naturalmente, perché questa ha tre lame. Quella dritta. Io mi vado con il righello di metallo. Vado a tagliare. La potete tagliare pure con le forbici, però così vi viene perfetta. Ok? Olè? Allora, e questo lo levate. A cosa mi serve questa striscetta? Mi serve semplicemente a eliminare la giunzione, ok? E a leggermente ridurre l'incarnato, ok? Io poi qua oggi non vedremo come fare i capelli. Però questa non si scalda. Questa non si scalda. Infatti ora ci arrivo. E dipende. Se vuoi la puoi anche un pochino scaldare per assottigliare lo spessore. Leggermente la puoi scaldare. Altrimenti la, anche perché scaldarla, vi spiego, può creare un problema per un motivo. Ora vedrete come la dobbiamo attaccare. E ci vuole un pochino, quindi si rifredderebbe nel frattempo. Quindi io scaldarla non ha molto senso, perché ora vi faccio vedere che comunque noi l'andremo a tirare. Ok? E già tirandola senza scaldare, vedete, guardate già, si è assottigliato e ha preso la forma. Ok? Allora, io parto in linea di massima, ripeto, la mia è talmente perfetta che non ho bisogno di queste accortezze, ma a parte gli scherzi, ci sarà sicuramente un punto dove avete un pochino più di difetti. Ad esempio, il mio è sicuramente questo, dove c'è qualche pieghetta in più, che tanto ora copriamo. Però io scelgo che questo sia questa palla, la parte dove poi io attaccherò il collo, quindi quella che va incastrata poi quando continuerò a costruire la bambolina, andrà in questo modo, quindi sparirà. Ok, decido che è questa qua e da qui parto con la striscia. Qui entra in gioco la mia colla a caldo della Sizzix, naturalmente metto un pochino di colla a caldo sull'inizio della striscia, niente di particolare, e la vado a posizionare a cavallo, ok? Tra il rosa e il marrone. Aspettiamo che prenda. La premiamo un po'. Vedi, Alessandra, perché non ha troppo senso scaldarla? Perché qua si sarebbe già freddato tutto. È inutile. Tanto ripeto, quando il foamy è di buona qualità, noi ora lo andiamo a tirare a mano senza scaldarlo, non si rompe. Non si rompe, per farlo rompere ce ne vuole, eh? Ok? Quindi non è necessario. Allora, io ho fissato l'inizio. A questo punto proprio la vado a tirare e ogni tanto, non dappertutto, vado a mettermi un po' di colla a caldo. La cosa fondamentale è che io la metta sulla striscia, la colla a caldo, non sulla testa, diciamo, perché sennò sicuramente non può riuscita. Io tiro, ho tirato la striscia, me la blocco con questo dito, la apro
e vado a mettere la colla a caldo, in modo che laddove ho tirato da questa parte non mi si sta riposizionando, e la faccio aderire continuando a tirare. Arrivo qui e ne metto un altro pochino, quindi praticamente la metto 3 volte, ma anche di meno, volendo, non è un problema. Ok, tiro e giro e arriverò qui alla giunzione. A questo punto, per lavorare proprio puliti, 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 io la colla me la vado a mettere sullo spessore del primo pezzo che ho attaccato, semplicemente per avere una giunzione poi perfetta qua, ok? Ma ripeto, oltretutto queste sono le parti che andranno nascoste, però io vi dico come lavorarla al meglio. Tiro, tiro, Attento. tiro, arrivo qua. E la faccio aderire. Aspetto sempre qualche secondo. Ricordatevi che è vero che la colla a caldo è immediata, ma qualche secondo dateglielo per tirare, perché se no si riapre. Ok? Vado così. Taglio l'eccesso. E ho praticamente una giuntura perfetta. Ok, considerate che poi qua ci andrà il collo. Viene È grande grande questa questa bambola. bambola. Guarda, viene Anna, super ciao, giù. intanto Ciao ben Anna, arrivata. me la puoi prendere quella in vetrina? Ti faccio vedere quella Quale? della prima comunione. Quella della prima comunione. Ti faccio vedere Anna su per giù quanto viene. Allora, adesso vi volevo spiegare perché questa fascia la sono andata a tirare. A parte perché così abbasso un po' lo spessore qui, ma la abbasso anche dietro. Ripeto, qui poi andrà coperto con i capelli, non è un problema. Però se l'avessi lasciata morbido, diciamo, qui avremmo, come ve lo posso spiegare? Ecco, sbeccherebbe in questo modo se non lo avessi tirato. E sarebbe un po' bruttino da vedere. Ok, qui invece io andrò ad attaccare i miei capelli, la frangetta, e ora vi faccio vedere il campione e ha il cerchietto, ok? Quindi l'andrò furbamente ad attaccare proprio qua sopra, quindi questa, anche questa striscia effettivamente sparirà. Ok? Guarda Anna, viene su per giù così una bambola. Ora questa è della prima comunione. Però Però per la la esatto, è quella. proporzione è questa qua. Quindi per una sfera con una sfera 7 più o meno viene Fai una su per giù bambola. una bambolina alta 20, no, 28, 27. Ok, una bella bambolina. Ovviamente restringendo le misure della pallina di Certo. partenza, è ovvio che È vi tutto in viene più proporzione. piccola, ma ricordatevi una cosa, che questo in generale, Bellissima, bellissima. dice Blanca. Questo in generale vale come regola generale, ma soprattutto con questa lavorazione, più lavorate in piccolo e più è difficile. Cioè, è difficilissimo. Io le bamboline È infami le ho bellissima, Anna fatte, Bosco. grazie, le ho fatte anche formato portachiavi. Complimenti, Complimenti. grazie. Questo è il prototipo. Ci abbiamo fatto delle bomboniere l'altro anno per una Sì, comunione. Ne più abbiamo fatte boh, 15-20, non mi il kick ricordo. topper che era quella grande. Più cake topper, esatto. E io le bamboline in foamy le ho fatte anche formato portachiavi. Ci vuole il doppio del tempo di fa per Tutto fare. ciò che è piccolo in miniatura Anche è perché chiaro, sì. andate a ricoprire senza pieghe una pallina così, diventa tutto più difficile, eh? Però si può fare, assolutamente si può fare. Ok, quindi questa è la proporzione. Quello che vi stavo facendo vedere prima è che lei ha il cerchietto
attaccato. Bravissima, bella Alessandra. Grazie. E hai il cerchietto attaccato esattamente su quella fascia, per cui sparisce. Allora, effettivamente il come coprire una pallina È è finito. finito. Allora, se che ora è? Bella domanda. Aspetta, adesso vediamo. Le 4, meno 2 minuti. Allora, se avete domande su questa fase, fatele. Se avete un altro quarto d'ora, 20 minuti, se volete, siccome vedo che siete in tanti collegati, io vi posso far vedere un attimo come, ad esempio, creare questo tipo di acconciatura, e ci vuole veramente poco. Ditemi voi, se no, chiudiamo qui e basta. Ditemi se avete invece domande. Ora posso rimettere l'anello. Domande su quello Quella che abbiamo fase, certo. visto. Ok? Io aspetto un attimo e Oh, vediamo cosa diciamo dice. che quindi poi il tutorial, come tutte le dirette, resta. Vorrei No. vedere come si fa il corpo, ma non lo fai Ah, vedere sono ore di lavorazione. il corpo, magari Anna, Sono. però magari i capelli penso che sia riferito. Il corpo tesoro Alessandra, no. Perché è Perché è diventa tutto molto molto lungo e poi a quel punto sarebbe veramente corso. il corso Considera che vero e io proprio. domani mattina, l'ho detto all'altra diretta, ho una persona qui che proprio per una sua esigenza deve Ecco. imparare a farla, perché deve farci delle bomboniere per la nipote, e verrà qui tutta la mattinata. E la faremo insieme una, per cui diventa una cosa un po' lunghetta. E io adesso, se volete, vi posso far vedere i capelli. Quello sì, Anna dice magari. Eh magari ti riferisci a questo, Anna? Vabbè, sì, penso di sì. io intanto inizio, poi se non vi interessa me lo dite, oppure Stacchiamo, lo vedo beh. perché vi iniziate a scollegare. Allora, in questo caso vado prima a crearmi la frangetta, ok? Sì, i capelli. I capelli, ok. Allora, la frangetta, come vedete, mi prende una parte del viso, non è che gliela metto pure sotto, se no diventa un leone, ok? Quindi una parte della circonferenza. Lavorate sempre un pochino abbondante, quindi io avrò bisogno. Sì, 15 centimetri bastano. 15 centimetri per 4, sarà un forse 4, no, un pochino di più, un 5, 5. un 5. Vediamo se ne bastano 14, così non faccio doppi tagli. Sì, vanno bene anche 14 centimetri per 5. Ok, che è qui. Allora, stavo dicendo, tanto tu devi tagliare un attimo, stavo dicendo, come tutte le dirette nostre, restano. Sì. Restano su Facebook e oltretutto, quando si tratterà di tutorial, quindi come quello di oggi, oltre che su Facebook, le caricheremo sul nostro canale YouTube. Quindi avete più di un modo per non perderla. Allora, e ho ottenuto questa striscetta qua. Ok? Non è perfetta, anche se non ci serve perfettamente dritta, ma io me la drizzo. E mi dà fastidio. Ecco. Eh sì, se levo la protezione taglia, se no Se no. no, no. Ecco. Ok. Allora, niente di più semplice. Da questa fascetta io inizio a tagliare. Ora ve lo faccio, lo faccio e poi ve lo faccio vedere. Taglio tutte striscioline fino, diciamo, quant'è? Meno di un centimetro qua. Insomma, devo stare attenta a non portarmela via, ok? Sì. Tutte strisce. Più le fate sottili e più viene carino, ok? Allora, raccontatemi qualcosa nel frattempo.
Questo è un rilassante, vi assicuro. Allora, anche per se non avete fatto in tempo a prendere degli appunti, al di là di poterla riguardare e mettere lo stop, chiaramente, passo passo, comunque nel video che caricheremo poi su YouTube, alla fine del video metteremo un cartello che riassume i materiali utilizzati, quindi potete anche vedervi quella parte lì. Allora, ma che corso online? Un corso online pagando non si può fare? Allora, volendo, ti spiego. Allora, io mi sono, anche durante la pandemia, me l'hanno chiesto in tantissimi il corso online, e di questa tecnica non l'ho mai fatto, perché per onestà, nel senso che ho paura che online, se non lo avete mai lavorato il FOMI, non abbiate un buon risultato, perché io ho, non è che io ho bisogno, voi avete bisogno che io venga e vi faccia sentire esattamente la pressione che dovete fare con il materiale. Per cui farlo a distanza, poi per carità, sentiamoci, se vuoi provare lo facciamo, però ho paura che rimaniate deluse, perché non vi garantisco che ci riuscite, se non l'avete mai lavorato, ok? Quindi poi se vuoi ci sentiamo, non è, sì è giusto perché Anna non è di Roma, e ci sentiamo, non è un problema, ci organizziamo, io cerco di, io faccio le torte con il ah, quindi lo sai tirare il FOMI, okay. Vabbè, allora aspetta, se già lo sai lavorare, hai già la sensibilità del materiale, sì, possiamo provare, sì, in questo caso sì, ma in effetti è vero, ci sono delle tecniche che serve la presenza online, non c'è niente da fare. Noi di corsi online durante il lockdown e anche subito dopo ne abbiamo fatti tanti, ma tutti o semplificati o comunque tecniche che non c'è bisogno che noi siamo lì a correggervi immediatamente, perché al contrario ci sono tecniche che invece richiedono che l'insegnante sia là fisicamente per poter anche il rischio, intervenire subito. Il rischio poi in questo caso è uno che, allora, se essendo qui fate l'errore, io posso cercare immediatamente di intervenire, correggervelo e non farvi buttare il materiale. A casa, non potendo intervenire io immediatamente, rischiate di buttarlo. Per cui, ripeto, se vogliamo ci proviamo, Anna, senza problemi. Prendi un pochino più di materiale, però, perché dobbiamo mettere in bilancio che magari ti distrai un attimo, perché stai a sentire me, rimani con l'embosser sulla pallina e ti si scioglie. A quel punto non si può fare nulla, ci dovremmo bloccare. Però, insomma, si può fare. Se tu, avendo questa manualità, già questa confidenza, con il FOMI con te si potrebbe anche provare a farlo. Possiamo provare senza problemi. Considera, sono 3-4 ore almeno. Allora, io cosa sto facendo? Scusate, vado avanti, se no mi devo bloccare, poi continuiamo a chiacchierare magari mentre incollo. Allora, ho tagliato, vedete, la mia frangetta. A questo punto, per dare un pochino di movimento ai capelli, me la vado a scaldare, ma non per tirarla, per farmi arricciare il materiale, se no vengono sti capelli dritti dritti brutti. Io lo scaldo e poi inizio a dare un po' del movimento. Ok, c'è chi, quelle brave,
lo fanno con la matita, fanno ciocca per ciocca. Io vi insegno dei metodi un pochino più sbrigativi. Ecco qua. Vedete? Ti ho dato un movimento. Adesso, se volete una bimbina tutta bella ordinata, eccetera, diciamo tipo quella, la frangetta l'andremo a mettere con la curva verso il basso. Ok? In questo modo, poi dopo l'andiamo a mettere a misura, eh? Ok? Diciamo in questo modo, poi la scapigliamo un pochino dopo, ok? Se la volete pazza, l'andate a mettere in su, che a me fa tanto ridere. Vanno accorciate, eh? Io lavoro sempre in abbondanza. Qui, questo sembra un girasole, Ah, ok? mettila Però in giù, vabbè. accorciandola, poi, ok? Questa viene pazza, ma noi la facciamo seria perché è una bimbina della comunione. Quindi vado a prendere il mio centro. Questo è il centro di sotto, quindi questo sarà il centro di sopra. Goccino di colla sulla striscia. Sulla striscia. Prendo il centro dei capelli e me lo posiziono. Non vi preoccupate, adesso è tutta così, ora lo sistemiamo, eh? Ok? Lo posiziono, qualora vedo che è troppo lungo, no, in questo caso no, è perfetto. Ok, la misura è giusta. Qualora avessi un eccesso, tipo che mi arriva fino sotto, lo taglio. Ok? Me lo posiziono e vado a incollare usando la colla, la vado a mettere dalla parte che non ho tagliato, su quel famoso mezzo centimetro che avevo lasciato di qua e di qua. Ok, e l'ho attaccato. A questo punto, prima di tutto, vediamo un po' se serve accorciare. No, ma sì, un pochino. Adesso fate le parrucchiere. Se volete, ve le accorciate un po' e andate a fare i capelli. Così, un po' scalati. Qua, veramente, questa non è più la tecnica, eh? Non è più tecnica, diventa un giocare e un cercare di ottenere un effetto più naturale possibile. Ok? E abbiamo fatto la frangetta. Semplice, no? Chiudiamo vedendo come fare la coda. Nel frattempo chiedete, io vi vado a tagliare i pezzi. Tanto la coda è ancora più veloce della frangetta. Vediamo un po'. Aspettate, eh. Ma sì, facciamogli una codona proprio, quindi mi sto usando, vedrete che è anche troppo, eh? Mi sto usando questo avanzo che è circa 15 per 21, ok? E vado a fare esattamente la stessa cosa, ma stavolta, con la perché quando ho rotella. fatto quelle non ce l'avevo ancora, me lo vado a fare con la rotella. Sempre non arrivando in fondo, mi raccomando, se no fate le fettuccine. Quindi, da. Usato la rovescia. Una. Non serve che siano uguali, eh. Due. Siete molto attente. O Penso state perché lavorando, state prendendo appunti, vi siete addormentate? Ditemi, ditemi. Ok. Questa è veramente una sciocchezza che
hanno scritto qualcosa. A Alessandro, porca miseria, non è andata, mi è andata via la connessione. Ciao, ah. Loredana! Lori, ci stavamo preoccupando. Sì, ti aspettavamo anche ieri. Mi sono persa i capelli. Alessandra, non ti preoccupare, perché lo stavamo dicendo mentre probabilmente tu eri offline, che la diretta resta sia in Facebook, ma poi molto attenta, dice Anna. Ma poi essendo un tutorial, i tutorial noi li carichiamo anche nel nostro canale YouTube, quindi o di qua o di là te le rivedi con calma, non ci sono problemi. Ah, quindi Anna è molto attenta. Bene, sì. Sono contenta. Sono contenta. Ma Michela c'è ancora? Allora, quasi fatto, ragazzi. Sì, vabbè, giusto per ingannare il tempo. Se... Loredana, purtroppo non sono potuta passare perché sono stata in contatto con positivo. Devo fare il tampone lunedì, non vorrei fare l'untore. Tranquilla, Loredana, ok. Lori, tranquilla, era. Cioè, no, che c'eravamo preoccupate, sì, perché tu sei precisissima, per cui ci sembrava strano, ma insomma era... Michela, sì, sto Michela. Seguendo e intanto disegno, ok. Ah, ok, perfetto. Dicevo, pur parler, se vi dovesse capitare di farle in serie, quindi sapete che ne dovete fare 4-5, io vi consiglio sempre, poi per carità ognuno lavora come vuole, ma di lavorare i pezzi multipli, nel senso, ora ho dato la misura di questi capelli, non mi ricordo più quant'è, 20 per eccetera, se ne devo fare 3, lavoratevi direttamente un pezzo 60 per, in modo che avete già tutti i capelli pronti, ok? Non so se mi sono spiegata, questi sono dei calcoli che io mi faccio dovendo spesso lavorare in serie, perché quando si lavora in serie uno ha la tendenza... Le misure... Di che? E di quanto? Di cosa, di questa, Alessandra? Allora, questa è quella per fare della frangetta, assolutamente non me lo ricordo, bisogna rivedere il video perché io lavoro a occhio, però le ho date le misure. E di questa qua invece ancora te la posso dare, che è 15 per 21, ma sono, ripeto, misure indicative. Ecco cosa ho ottenuto, ok? Anche in questo caso io adesso ho cercato di andare un po' veloce, più sono sottili e meglio è. Allora, da questa di questa, ok, allora te l'ho date 15 per 21, che ho detto. Sì. Questa qua la lavoro in questo modo per fare la coda. La coda. Colla a caldo, sempre là dove non ho tagliato, no? Che è l'unico pezzo intero, diciamo, integro che ho. Un pochino. E me la vado a arrotolare. Stretta, 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 altra colla. Ok. Stretta, 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 stretta. Questo è un codone. Sì. Invece di 21, se lavorate a 18, va benissimo. Ok. Cercate, ecco, io ora non ci sono stata attenta. Cercate di fare il rotolino in maniera molto regolare, tronca. In maniera che qui sia piatto. Tronca, sì. Ok, a me ora non è venuto molto piatto, ma rimedio, non c'è problema. E ho ottenuto questo, ok? A questo punto sta scopetta. Stessa cosa, per dare movimento, io li scaldo. Poi.
Ecco, devo rincollare bene, vabbè. Ora lo tengo chiuso così. Proprio me li stropiccio un pochino. Io credo che poi sarà da accorciare, ma l'andrò a accorciare al momento in cui ho anche il corpo montato. Io le pupazze le faccio scapigliate come me, voi capirete. A sua immagine e somiglianza. Ok, tanto poi qua gli andrò a mettere il laccetto per tenerlo, quindi poi lo aggiusto. E il... aspettate che avevo visto che non l'ho attaccato bene. Ok, il rotolino me lo vado ad attaccare. Allora, questo è il davanti. Dietro, decidete da che parte volete la coda, a meno che non la vogliate al centro. Centrale, sì. A me centrale non piace, quindi io la vorrò su per giù da questa parte. L'andate ad attaccare dopo, verso la parte marrone, dopo la frangetta. Ok? Quindi mettete colla qui sul rotolino. Aspettate che prenda. E ho finito, ragazze. Per oggi. Ok, in linea di massima ha preso. Potreste anche fare un'altra cosa. Non vi complico la vita. Questo, il fatto che non sia molto stabile per quell'errore che ho fatto, che il rotolino non è bello tronco, quindi mi servirà di mettere ancora un altro pochino di colla qua perché tende a rialzarsi. Ok. Mentre faccio prendere la colla, domande conclusive? Se ci sono. Sono tutte concentrate, secondo me. Concentrate. Sono contenta. Ecco, io mi sono rimessa l'anello e sto segnando tutto. Sì, infatti, perché non era previsto. Ok. Allora. Super giù ha preso. Naturalmente non lo lasciate come strega, ma poi dopo finite l'acconciatura. Quando avrete tutta la bambola montata, anzi vi dirò di più, che io in genere i capelli li monto a bambola montata, finita. Non in questa fase, okay. Ok? Questa qui con un elastichetto oppure sempre con una striscetta di fommi, li raccogliete su per già questa altezza e avrete una coda alta. Allora, ma poi hai fatto vedere come si tolgono dal davanti le impronte della base, no? Perché non c'erano. Ora vediamo se riusciamo a crearle un secondo. Apposta. E vediamo, Ci proviamo, Ale. Ok, stavo aspettando che prendesse bene la colla. Allora, cosa succede ora? Gli facciamo un segnaccio e vediamo di simulare l'errore. Allora, sul un pochino c'è, ma è poco evidente. Allora, diciamo che ci siamo sbagliati, oppure questo ha fatto il segno e tutto quanto, e ta. Si vede? Poco, l'unghiata. Però poco, però si intuisce. Ok. Vado con l'embosser, scaldo un pochino, non tantissimo, se no se risquaglia tutto il polistirolo. Infatti spegniti e la vado a massaggiare. E in linea di massima si ricompatta, in poche parole si ristende, gli fate un lifting. Ecco, praticamente un lifting. Il foamy è bellissimo, ma si segna con niente. Ok, e la levi. Questo è. Allora,
il tutorial In linea di massima è è finito. terminato. E ancora siete collegati, Allora, io vi sì, ringrazio. infatti speriamo di avervi tolto i dubbi su questo tipo di tecnica. Ce l'avete chiesto in tanti e speriamo di non avervi confuso le Ancora idee di più le peggio. idee. Diteci se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, ditecelo lo Se avete stesso. ancora domande e E basta. niente, adesso noi chiudiamo la diretta, però come sapete potete scriverci o chiamarci al 370 10 25 425. La diretta al più presto sarà presente Grazie anche, Alessandra. bellissimo, dice Alessandra, sarà presente anche sul canale YouTube, oltre che rimanere su Facebook, quindi tranquillamente se vi siete persi il tutorial, se vi siete persi dei passaggi, dovete riguardare certe cose, tranquillamente potete farlo da tra poco in poi. In poi. Non, l'hai detto no, di non scrivere più sotto la Non scrivete più diretta. ora sotto la diretta, ma chiamate o scriveteci al nostro numero di telefono, in modo che non disperdiamo i messaggi. Messaggi, sì. Allora, l'appuntamento prossimo è con le dirette lunedì, Lunedì. domani c'è il corso, per cui ok, grazie mille, ciao, a A presto, presto, ciao ciao, grazie a Ale. te Alessandra. E ci vediamo lunedì alle 5, alle 17 e Ciao Blanca. ciao Blanca. E il prossimo tutorial sarà venerdì alle 15, ma ancora non sappiamo che, vediamo un po', Decidiamo allora. decidiamo in settimana. Ok, Ok. grazie a tutte, grazie, questa diretta è stata un po' lunghetta, però il tutorial è Vabbè. tutorial, ok, va bene? Ok. Grazie. Buon Ciao, fine settimana, buon fine buon sabato e buona settimana e domenica. ciao a tutte, grazie. Ciao, Ciao. ciao.